Benvenuti nuovamente a questa bellissima processione che di anno in anno portiamo avanti per conservare questa tradizione che era stata dimenticata negli anni. Ieri quando sono salito al Fruntuni, così chiamato a Capocaccia, a pulire la Madonna, mentre guardavo il mare mi sono venuti in mente un attimino dei flashback, vedevo un attimino la storia. Pensavo ancora quando io e Gavino passavamo là davanti con Andrea Padre e mi diceva passa più vicino, quando timonava lui, Gavi passa più vicino, ma io non la vedo la Madonna, sarà sporca, forse non si vede. Invece poi col tempo ci siamo accorti che la Madonna ormai era quasi scomparsa, dovuta al tempo, del resto la storia risale veramente a tanti anni fa, ai pescatori abbiamo detto che probabilmente i pescatori di Torre del Greco avevano fatto questo foto e avevano messo la Madonna lì, queste 6 mattonelle dipinte a mano da non si sa chi effettivamente. Però nel frattempo mi è venuto in mente già Gatto, Carlo, Solinas, che lo ringrazio, non lo vedo, che piano piano stava già ricominciando a prendere le 6 mattonelle, a ricostruirle stessa misura con quello che avevamo. Nel frattempo Roberto Barbieri ci ha dato delle grosse indicazioni, Antonello Bilardi, non posso che ringraziarlo per tutte le ricerche. Applaudino. E per tutto quello che fa all'interno dell'associazione, che veramente è importante. Fino al giorno che Giorgio era appeso lì e l'abbiamo rifissata sotto i Fruntuni ed è tornata lì, nel 2011 l'abbiamo inaugurata e di anno in anno la rionoriamo con questa bellissima processione dal Ghero fino a Capocaccia. Nel 2011, quando abbiamo inaugurato per la prima volta la Madonna, il nostro amico Pera Luisa Alvau aveva scritto una preghiera all'Angarese, che io voglio recitare prima della benedizione, che richiama questa scritta che abbiamo salvato. Benedite e pregate per gli ardimentosi navigatori. Allora la navigazione era vela, quindi bisogna immaginare quali rischi correvano questi navigatori, quindi invocavano la benedizione. La preghiera è struggente, io ogni volta che la recito mi commuovo. Santa Mara, Signor del mar, della terra e del cielo, proteggiu sempre, us ardimentosus navigarus. Che per se guadagnare la vira vanno da una banda all'altra e che smar tumultuoso. Ben a io i pragao, per il dimertoso navigarols, che amici de mil tempestas us fanno invocazioni. E quando sono una sorta del Fruntuni, del cadere a cassa, sa fanno un segnal della creo. Miranti la vostra immagine miracolosa, che protegge tutti i navigarols e le famiglie che aspettano in terra. Amen. Ci dilostano da questa barca ogni avversità e ogni tempesta. Preserva i colpi, tutte le genti e i marinai che possono navigare felicemente e giungere al posto desiderato. A te la gloria dei secoli dei secoli, per l'intercessione di Maria Santissima, pregi tutti coloro che ci uniscono.